L'assessore all'economia Marras ha illustrato in aula le prospettive e la trasformazione dell'assetto di Fidi Toscana, per cui si apre la strada della privatizzazione. Sabato e domenica a Montespertoli la terza edizione della manifestazione di Seme Insieme, protagonista sarà il formaggio. In aula si discute del futuro di Fidi Toscana. Creare un'agenzia dello sviluppo partendo da Sviluppo Toscana, oggi società in-house, rivedere il ruolo di SISCI, Sviluppo Imprese Centro Italia, e diminuire il peso della regione nel pacchetto azionario di Fidi Toscana, trasformando nell'assetto societario con l'affidamento della maggioranza delle quote al privato e cercando nuovi partner industriali. Questo è in sintesi il futuro societario di Fidi, come comunicato dall'assessore regionale all'economia Leonardo Marras, intervenuto in aula sulle prospettive e sulla trasformazione dell'assetto della società che da quando è nata negli anni 70 ha visto la regione come socio di maggioranza relativa. Ad aprire il dibattito sulla comunicazione della giunta regionale sul futuro di Fidi Toscana è stato Francesco Torselli di Fratelli d'Italia. Il consigliere, dopo aver parlato di un percorso non lineare, ha fatto alcune precise domande. Quanto vale Fidi Toscana? Esistono i presupposti per una continuità aziendale? In mancanza di tale continuità, perché dovrebbe arrivare un investitore privato? Non solo dubbi per Torselli, ma anche certezze. Il tempo perso è che ha avuto un costo, il periodo transitorio che penalizzerà il tessuto economico più indebolito dalla pandemia, l'investitore privato che ad oggi non c'è. Fondamentalmente non ci convincono i tempi, perché dal 2018, quando l'allora governatore Rossi iniziava a non aver chiaro quale fosse il futuro di Fidi Toscana, abbiamo perso tempo allora, abbiamo perso tempo quando è arrivato il governatore Gianni, perché in campagna elettorale aveva annunciato la volontà di fare di Fidi Toscana una società 100% pubblica, e quindi fino ad oggi, da un anno a questa parte, abbiamo parlato di quello. Oggi scopriamo che la giunta fa retromarcia, non si va più nella direzione del totalmente pubblico, ma addirittura si va nella direzione del totalmente privato, cioè dello smantellamento di Fidi. Quindi abbiamo perso tantissimo tempo. I bilanci di Fidi, non detto da me ma detto dalla stessa società, in futuro saranno bilanci rossi, 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 ed ogni mese che passa quindi si bruceranno tantissimo, tantissimi soldi, tantissimo denaro pubblico, e le operazioni che oggi sono state raccontate sono operazioni che, se tutto va bene, avranno un tempo di attesa di un anno e mezzo, di due anni. Nel frattempo ci sono centinaia di aziende toscane che vivono e che sopravvivono, o che sono sopravvissute fino ad oggi grazie alle garanzie di Fidi Toscana, che dovranno andare in questo periodo di transizione al rinnovo di queste garanzie, e su queste la giunta non ha chiaro quello che succederà, oltre a pensare ovviamente alle 50 famiglie dei lavoratori che lavorano oggi in Fidi Toscana, per i quali anche per loro non c'è certezza sul futuro. Più ci sono tante altre zone d'ombra. Oggi ci viene detto dalla giunta che Fidi Toscana vale 44 milioni di euro, ma lo studio che ha elaborato il piano parla di un valore attuale di 74 milioni di euro, quindi è già in preventivo una perdita di 30 milioni nei prossimi anni. La regione stessa un anno fa acquistava quote, cioè oggi si va verso la dismissione, un anno fa acquistava quote per portare Fidi in house spendendo 3 milioni di euro, cioè quindi tantissimi soldi, tantissimo denaro pubblico che è stato sperperato e che nei prossimi due anni verrà bruciato. Di opinione diametralmente opposta Stefano Scaramelli di Italia Viva, per il quale le banche devono fare le banche e la politica deve fare la politica. No quindi ad un unico soggetto in grado di rilanciare l'economia della nostra regione, sì ad una covendita di Fidi Toscana. Ma i cittadini toscani, le imprese, i giovani non ci chiedono di controllare una banca o una finanziaria, ci chiedono di sostenere l'impresa, l'economia, di filtrare i bandi comunitari, di essere interlocutori con i bandi del PNRR, di favorire le start-up, di favorire l'economia e il rilancio di un settore produttivo che deve creare ricchezza. Solo creando ricchezza la si può distribuire. È fondamentale investire in un'agenzia regionale di sviluppo, potenziare questa agenzia, affidarla a una governance che possa avere espressione della rappresentatività della Toscana, rilanciare le professionalità e soprattutto collocare nel mercato le nostre quote di Fidi Toscana per fare in modo che soggetti privati facciano il loro lavoro. Oggi con il fondo di garanzie centrali e con un ruolo diverso che sta giocando lo Stato sulle garanzie e con il lavoro che fanno i consorzi Fidi del mondo delle associazioni di categoria, la partita delle garanzie del credito è cambiato, il mercato è cambiato, a noi non ci chiede la legge, la politica non deve svolgere questo ruolo, noi dobbiamo
vogliamo giocare una partita differente. Quindi il nostro convinzione è quella di potenziare l'agenzia di sviluppo regionale, sostenere il mondo dell'impresa, e così facendo possiamo avere, se abbiamo 20 milioni a disposizione, fare questi come dei volani moltiplicatori, cercando di accompagnare la nascita delle imprese, il sostegno soprattutto del settore commerciale, artigianale o piccola e media impresa, che più di altri stanno faticando, mentre le grandi imprese magari si difendono in un contesto globale nonostante la difficoltà, le piccole e medie sono in oggettiva difficoltà e noi dobbiamo stare al loro fianco. Oggi non posso dirmi soddisfatta, perché si sancisce l'inizio della fine di Fidi Toscana, così Elisa Tozzi del gruppo Misto, che ricordando la campagna elettorale di Eugenio Giani ha affermato come la giunta regionale abbia disatteso l'impegno assunto per la trasformazione in house della società, sfumando tutti gli annunci e rendendo oggi tutto più incerto. Ma ci sono forti incertezze su questa strategia. Anzitutto abbiamo perso un anno prezioso in cui Fidi Toscana aveva, come dire, portato avanti anche all'interno del CDA una politica virtuosa che potesse portare, diciamo, a una prospettiva in house. Queste aspettative oggi sono state sostanzialmente tradite dalla Giunta, lo abbiamo visto chiaramente, si punta su Sviluppo Toscana, un'operazione che noi riteniamo molto fragile, perché ci sono poche certezze, ci sono pochi numeri, manca un piano industriale e noi soprattutto arriviamo in forte ritardo rispetto ad altre realtà regionali che già si sono dotate di strumenti per supportare il tessuto economico. Parlare oggi in un contesto estremamente complesso, in cui è partito già il PNRR, in cui sostanzialmente dovevamo già aver approntato questi strumenti, ci pare francamente una certificazione del fallimento politico della Giunta Giani, il primo vero fallimento politico. Oggi sentirsi dire in aula che Fidi Toscana è a rischio nella propria continuità aziendale non rende naturalmente appetibile agli operatori di mercato, proporsi anche per fare questo tipo di investimenti. È un'operazione che deve essere fatta, se la Giunta riterrà appunto di portarla avanti, come sembra, in tempi rapidissimi. Io credo che da qui massimo a giugno dobbiamo avere certezza su chi sono gli investitori privati, altrimenti, ripeto, continuiamo a macinare milioni, a bruciarli anzi, e quindi a bruciare risorse dei cittadini toscani, e soprattutto lo facciamo senza una vera effettiva strategia che riorganizzi il complesso delle società partecipate. Marco Casucci, parlando di una mole di crediti deteriorati e di 50 milioni di perdite pregresse, ha sottolineato che in Toscana è venuta meno la lettera R, ovvero la normativa che consentiva alle regioni di riservare con Fidi di operare in regime di monopolio per accedere al fondo di garanzia, il più importante strumento a sostegno finanziario delle PMI, penalizzando quindi le piccole e medie imprese e non valorizzando eccellenze e nuove imprenditorialità. Mi piace ricordare che neppure, 2 anni fa, in campagna elettorale, da una parte il governatore attuale Giani diceva che avrebbe trasformato Fidi Toscana in house, dall'altra parte Susanna Ceccardi diffidava da comprare nuove quote di Fidi Toscana da parte della regione, quindi trasformarla in house. Noi siamo per la libertà di mercato, per un adeguato sostegno alle imprese. Sta al PD governare la regione Toscana e sta tornando indietro rispetto a quello che era stato detto in campagna elettorale e messo nel programma di governo. Quindi si va verso la cessione delle quote di Fidi Toscana da parte della regione Toscana e si dovrebbe concentrare la maggior parte delle attività di sostegno alle imprese, investimenti, consolidamenti delle filiere, transizione ecologica e tecnologica in Sviluppo Toscana, così da farne una agenzia interna. La realtà è che si sta perdendo tempo e si continua a perdere tempo senza delineare una nuova mission per Fidi e Toscana. Quindi il tempo perso ha un costo e questo costo lo pagano i toscani per l'inefficienza ancora una volta della sinistra. La consigliera Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle si dice preoccupata non solo perché come soluzione viene prospettata l'acquisizione da parte di un socio privato e non è detto che sempre il privato si faccia avanti. Quello che mi sconvolge, prosegue la consigliera, è che ci si renda conto adesso che ci sono due società che fanno la stessa cosa. La valutazione è veramente sorprendente, non si capisce per quale motivo un soggetto privato dovrebbe acquisire una società che la Regione Toscana dichiara non più strategica, e ci domandiamo inoltre che fine faranno quelle piccole e medie imprese che finora si sono affidate appunto alle garanzie di Fidi Toscana. Infatti non si è capito come mai la Regione Toscana ha creato due società praticamente uguali e adesso se
ne accorge e si vuole disfare di quella che è nata prima. Quindi un sospetto c'è, ossia che cosa c'è dentro la pancia di Fidi Toscana? È stata veramente risanata? Come mai la Regione Toscana se ne vuole disfare? Secondo Marco Stella di Forza Italia, la Regione aveva già le idee chiare e queste non coincidevano con le tante dichiarazioni rese in pubblico. Abbiamo sempre avuto la consapevolezza che occorreva in Regione Toscana una finanziaria regionale, una finanziaria che facesse non solo i prestiti o che erogasse garanzie, ma che sostenesse il territorio. Abbiamo negli anni criticato la gestione di Fidi Toscana. Avevamo ragione, i conti lo dimostrano. Guardate, in 10 anni Fidi Toscana perde oltre 50 milioni di euro e brucia oltre 109 milioni di capitalizzazione. Di chi è la responsabilità di questa sciagurata gestione? Certamente è della politica che ha scelto, della politica che ha detto quali erano le imprese che andavano aiutate, della politica che non ha mai detto una voce critica nei confronti di quella gestione. Noi sosteniamo alcune cose che abbiamo portato in Consiglio regionale. Il primo, abbiamo bisogno di una finanziaria regionale, abbiamo bisogno di una finanziaria che abbia dentro il 106 per sostenere e per fare garanzie alle imprese. Abbiamo bisogno di una gestione fatta di competenza, basta i prestiti e gli aiuti agli amici degli amici. Si aiutano i progetti industriali, si aiutano le imprese del territorio, prevalentemente quelle che stanno in Regione Toscana per quanto ci riguarda, e si aiutano le imprese, non quelle che sono destinate a chiudere, ma quelle che hanno una prospettiva, che hanno i livelli occupazionali. Troppe volte Fidi Toscana ha aiutato imprese che dopo pochi mesi hanno chiuso, depauperando così il patrimonio industriale della Regione Toscana e perdendo posti di lavoro. Il terzo elemento che chiediamo è che la scelta venga fatta in tempi celeri, in tempi veloci, perché il tempo è un elemento essenziale per il sistema produttivo di questo Paese, cioè entro 3 mesi. E il quarto elemento, ultimo ma non da ultimo, è il mantenimento dei livelli occupazionali, cioè la garanzia che quei 53 dipendenti di Fidi Toscana, che oggi sono delle professionalità acquisite per il nostro territorio, non debbano essere perse. Fidi, ricorda il capogruppo del PD Ceccarelli, ha svolto un ruolo positivo nei confronti dell'economia e dello sviluppo della Toscana. Poi è cambiato il quadro normativo, è venuto meno il mercato garanzie pubbliche in sede locale, si è resa necessaria una revisione degli strumenti di cui la Regione si vuole dotare per avere un ruolo efficace nei confronti del sistema economico toscano, soprattutto le piccole e medie imprese. Occorre ridefinire un ruolo per quanto riguarda gli strumenti di cui la Toscana ha bisogno per continuare a sostenere le imprese, per accompagnarle, per avere un effetto positivo nell'ambito dello sviluppo futuro della nostra economia. Ecco perché la proposta che ci viene fatta dall'assessore Marras a nome della Giunta trova il nostro accordo per quanto riguarda la possibilità di avere un'agenzia integrata di sviluppo complessivo che esiste già in house, ecco perché non andiamo a trasformare Fidi Toscana, perché Sviluppo Toscana è già in house, esiste già, e con l'apporto di una parte del know-how di Fidi Toscana e di SICI può rappresentare questa agenzia integrata che dia impulso e sostegno alle nostre imprese. Ovviamente rimane l'altro aspetto: quale mission e cosa dovrà fare Fidi Toscana, perché noi non intendiamo comunque abbandonare l'idea che ci possa essere comunque ancora un futuro ed un ruolo. Vorremmo che questo futuro sia disegnato attraverso la ricerca di uno o più partner nell'ambito del privato che possono indicare e aiutare la Regione a definirlo. A Montesperto ritorna di seme in seme. Il formaggio è protagonista della terza edizione di Seme in Seme, la rassegna dedicata alla qualità di ciò che mangiamo, che si tiene sabato 9 e domenica 10 aprile a Montespertoli. L'evento organizzato dall'Associazione Produttori Colline Toscane con il patrocinio del Comune di Montespertoli e della Regione Toscana, dopo 2 anni di stop causati dalla pandemia, riparte al Centro per la Cultura della Vite e del Vino e Lecci. Ogni anno l'associazione vuol creare un'occasione di incontro e confronto sui vari argomenti delle diverse produzioni e dopo aver approfondito nelle scorse edizioni i temi dei grani di tradizione, dell'olio extra
extravergine dell'oliva e le sue coltivazioni, nel 2022 la rassegna accende i riflettori sui derivati del latte. La Toscana non è solo arte, cultura, bellezza, la Toscana è anche cibi di qualità, eccellenze che vogliamo portare anche fuori dal nostro territorio. E Montespertoli, che è terra di vino, è anche terra di latte, ed è bene che ci sia un lavoro in questa direzione, che questi due giorni servano anche a raccontarne il valore alle famiglie. Noi dobbiamo lavorare sulla filiera corta, dobbiamo lavorare affinché i nostri prodotti finiscano sulle nostre tavole, a partire dalle nostre scuole. Il consigliere regionale Enrico Sostegna ha ricordato l'importanza del legame tra produzione, agricoltura e paesaggio. Di Seme Insieme è un legame forte tra il nostro territorio, i prodotti del nostro territorio, la qualità dei prodotti del nostro territorio, e quindi anche un richiamo all'importanza di ciò che mangiamo rispetto a tutti i cittadini. Creare una cultura toscana della qualità dell'alimentazione è importantissimo, e incentivare i produttori che ci garantiscano questa grande qualità dei prodotti, che anche in questo caso si parlerà del formaggio, verrà declinato in tante versioni. Ci sarà il cheese bar, ci saranno mercatini, ci saranno convegni, una grande occasione per apprezzare gli importanti e l'eccellente qualità dei prodotti toscani. Il messaggio importante è che dopo 2 anni di pandemia, ha detto il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini, si può tornare a fare eventi di qualità in presenza, e che senza far rete tra vari attori del territorio non si va da nessuna parte. Credo che il messaggio più importante sia che dopo 2 anni si può tornare a fare eventi in presenza e di qualità, e che senza far rete non si va da nessuna parte. Magari si va un po' più lenti a stare insieme, ma la strada se ne percorre sicuramente di più. Alla manifestazione troveremo tutta la filiera del latte e dei formaggi e delle DOP provenienti da tutta la Toscana, spiega Diego Tomasulo, presidente dell'APCT. Alla manifestazione troveremo un po' di tutto, diciamo, tutta la filiera del latte e dei formaggi, delle DOP provenienti da tutta la Toscana. E quest'anno l'abbiamo aperto solo alla nostra regione, per un discorso proprio di vastità dell'argomento rispetto agli anni scorsi, dove avevamo aperto alla nazione, insomma a tutta l'Italia. E per noi questo è uno stimolo, e è veramente qualcosa di grande poter ripartire e riportare felicità alle famiglie attraverso un prodotto di qualità come formaggio, che è un prodotto, diciamo, principe, dove tutti i giorni viene utilizzato nelle nostre famiglie. Di Seme Insieme avrà inizio con una tavola rotonda sabato 9 aprile alle 15:30 all'auditorium del centro Lecci. Domenica 10 aprile sarà allestito uno street food a chilometri zero, dove saranno organizzate attività a tema con un mercato artigianale, musica dal vivo. Un cheese bar accoglierà tutti i presenti con degustazione di formaggi.